Sulla prima domanda, come ho fatto io da ieri, in modo molto incessante, preoccupato ed anche con insomma, un livello di pazienza che comincia anche a diventare sempre più corto, di rivolgere questa domanda sinceramente all'azienda e a chi ha la responsabilità della gestione di questi servizi, perché non deve accadere quello che è accaduto. Si deve programmare meglio, ci vuole un clima diverso e migliore sempre all'interno dell'azienda, così come vi risponderò domani sulla seconda parte della domanda, perché in Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tra i vari punti con riferimento al Natale sicuro, porrò la questione dei prolungamenti a cominciare dall'8 dicembre, perché nel momento in cui il Comune di Napoli ha garantito le risorse per gli straordinari, nel momento in cui sono risorse addirittura per non fare solo i fine settimana, lo potremmo fare addirittura tutta la settimana, nel momento in cui l'azienda ci dice che potenzialmente si può fare, io vorrei capire perché non si fa. Quindi capiremo nelle prossime ore chi è al servizio, come dire, di una comunità. Chi lavora per rilanciare fortemente un'azienda negli obiettivi strategici che sono dati, altrimenti sembra che qua c'è solamente qualcuno che sta lottando per salvare e rilanciare l'azienda pubblica, non far licenziare i lavoratori, perché anche questa percezione non tutti hanno capito, probabilmente che questa è una crisi diversa dalle altre, dove se non si va tutti nella stessa direzione c'è il rischio del posto di lavoro, e poi l'innalzamento della qualità dei servizi, perché quello che sta accadendo in queste ore non è più tollerabile. Quindi su questo noi andremo avanti con carri armati senza munizioni. Cioè, carri armati per darvi l'immagine della potenza con cui ci stiamo muovendo in questi giorni. Chi ci sta, chi non ci sta, vuol dire che ha altri obiettivi nella propria vita.